solo su Eleven Sports. La tua squadra e tutto il campionato di Serie C sono live ogni weekend. Sponsored by Trattoria Cantù dal 1897, alle Fornasette di Olginate in Riva all'Adda. Trattoriacantù.com. Impresa Valassi Fermo e Franco, l'arte di costruire e ristrutturare. www.valassifef.it. Studio dentistico Caponero Dottor Livio, sulla bocca di tutti. caponerolivio.it. Treva Home, la tua casa vacanza sul lago di Como. 340 22 45 235. trevahome.it. Fratelli Calegari Pavimenti e Rivestimenti, l'esperienza che fa la differenza. fratellicalegari.it. Non l'ecco che vede le streghe alla Brianteo contro il Monza, capolista del girone A di Serie C, regalando di fatto il primo tempo ai brianzoli che segnano ben tre reti. La prima arriva subito all'undicesimo, il cross dentro di Mota Carvalho, e Morosini va a calciare con il destro, il piattone, palla esce un po' sporca dal suo piede, ma è imparabile per Livieri dopo il tocco sul palo. Dopo 11 minuti la capolista è già in vantaggio per 1-0, esultano i tifosi del Monza in curva. Lo rivediamo, il cross di Mota Carvalho appena arrivato dalla Juventus, preciso per la battuta al volo di Morosini, ed è 1-0 Monza all'undicesimo. Calcio d'angolo poco dopo, al sedicesimo, va lo stesso Morosini a batterlo, il colpo di testa di Mota Carvalho che si appoggia e però non commette fallo su un avversario e regala il gol del 2-0. Lo rivediamo, c'è l'intervento su Carissoni ma non c'è fallo, senza staccare di fatto arriva il 2-0. 27esimo, ancora il Monza che dialoga nello stretto, poi Mosti la mette dentro, Morosini al volo sfiora la traversa e sfiora il gol del 3-0 per i padroni di casa, che sfruttano un altro calcio piazzato al 29esimo, il tentativo di rovesciata di Mota Carvalho, poi da terra paletta, la palla che va alla destra del palo di Livieri, sfiora il gol il difensore centrale del Monza. La prima parte di gara è tutta dei padroni di casa che stringono e schiacciano all'indietro la formazione blu celeste. La palla sulla sinistra, il cross in mezzo, c'è forse un fallo, c'è anche il tentativo di Rauti di colpo di testa che finisce però largo. Si lamentano i difensori dell'Eco, volevano un fallo. Strambelli qui viene attaccato, perde palla proprio da un aggressivissimo Mosti che scambia con Mota Carvalho, la palla per Morosini a sinistra. Morosini, le finte, il controllo e la battuta con il sinistro, parato però facile da Livieri. In tribuna Gagliani e Berlusconi a sostenere la squadra di casa, ancora Monza. Morosini tocca tantissimi palloni nel corso del primo tempo, dentro il pallone bello, poi il tentativo di scambio che non va in porto, poi arriva il diagonale preciso per il gol del 3-0. Quando fa più male Mosti al 45esimo, proprio prima allo scadere, prima dell'intervallo, arriva il 3-0 che sega definitivamente le gambe alla formazione bluceleste, incapace di proporsi nel corso dei primi 45 minuti dalle parti di Lamanna. Il controllo, la palla sul sinistro, Mosti schiaccia il pallone e Mosti schiaccia il pallone e insacca per il 3-0. Nella ripresa ci prova il Lecco, Strambelli allarga, Giudici, una conclusione però troppo fiacca, viene controllata bene dalla Manna. Dall'altra parte il corner, allontana la difesa blu celeste, poi il tentativo e la parata grandissima di Vieri, poi il gioco viene fermato, la conclusione veramente pericolosa, palla a sinistra giocabile, giocata bene da Mota Carvalho che sfida Carissoni, lo salta, poi appoggia all'indietro per un compagno, il cross dentro e colpo di testa in avvitamento e la grandissima parata, Rauti ci ha provato, la grandissima parata di Vieri che mette in corner. Dall'altra parte gli ingressi di Dan e Capogna rianimano il Lecco, 60esimo, la conclusione di Giudici questa volta è potente, la Manna respinge con il corpo in corner, eccolo Danna, centrale, la conclusione deviata, per poco non diventa veramente un gol questa conclusione di Strambelli. Dall'altra parte al 75esimo con i neoentrati Chiricò e Finotto il Monza, eccolo il tiro che finisce fuori veramente di poco, ancora di Mota Carvalho, sono proprio i nuovi entrati a portare tanto dalla panchina al Monza, la conclusione qui sfiora il palo di Finotto quasi dal fondo,
Monza quando attacca è sempre pericolosissimo. 82esimo. Eccolo Chiricò, controlla il pallone col mancino, scarica proprio su Finotto che col mancino a sua volta mette sotto l'incrocio e batte Vivieri per il gol del 4-0. Il Monza cala il poker all'83esimo. Rivediamo Chiricò e Finotto scatenati dal loro ingresso, vogliosi gli uomini di Brocchi anche dalla panchina di mettersi in mostra, proprio l'allenatore monzese che esulta per il 4-0. Monza continua a giocare spietato, ecco riconquista per un attimo palla ma rischia tantissimo su questa incursione, la palla dall'altra parte, ancora la conclusione di Chiricò alle braccia di Livieri. Tempo ormai scaduto, ci prova Simone D'Anna con la conclusione potente su punizione, sulla quale la Manna scalda i guantoni. Finisce 4-0, un risultato molto pesante quello del Monza sull'Eco, l'Eco che di fatto ha regalato il primo tempo a una squadra nettamente superiore. Di fatto poi è risultato impossibile riaprire il match nel corso dei secondi 45 minuti con il Monza che ha trovato anche la quarta rete.